Salve a tutti e benvenuti al St. Jacob Park, lo stadio svizzero più grande con quasi 40.000 posti a sedere. La partita di oggi è tra Milan e Tottenham. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Queste dunque le scelte degli allenatori. La partita è iniziata. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Io credo Christian Eriksen. È uno di quei giocatori da cui ti aspetti sempre qualcosa di magico quando ha la palla tra i piedi, perché lo può fare. A me un po' ricorda Sneijder quando era giovane. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Son Heung-min. Dembélé. Vertonghen. Son Heung-min. E si sono intestarditi sul possesso palla a centrocampo senza mai cercare di affondare. Non se la sono giocata bene in questa occasione, per la verità. I tifosi infatti rumoreggiano. Higuaín la mette in mezzo. Un pallone quasi perfetto, ma non abbastanza. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Christian Eriksen con la palla alta sulla fascia. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. L'appoggio sulla fascia. Tocco morbido. Da lì può segnare. Se ne va. Lotta, ma perde l'equilibrio. Allarga sulla fascia. Suso scatta verso il pallone. Son Heung-min. Palla larga in profondità. Sulla fascia, è libero. Palla in profondità sulla fascia. E trova il compagno. Chance per tirare. Ha sprecato una buona palla. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Dembélé. Scodella in avanti. Bandele Alli. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Tocca verso il centro, prova immediatamente in avanti. Palla intercettata. Qui può partire il contropiede. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Dembélé. Son Heung-min. Cerca di lanciare il compagno. Un po' di indecisione sul da farsi. Prova il filtrante. Vertonghen prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Higuain. Continua ad andare, palla al piede, palla al centro, c'è il colpo di testa. Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Tottenham deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Tira, 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 tira.
buono a ripartire da dietro. Prova a verticalizzare. Pandele Alli. Son Heung-min. Biglia la gioca in profondità. Primo tempo che finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. E che così il risultato si sblocchi. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi. Higuain! La palla entra in rete! Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. E il risultato si sblocca, 1-0. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Vuole la profondità. E passa! Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. So! Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Cerca spazio. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. C'è la palla lunga, in avanti. Son Heung-min. È libero di creare pericolo. Il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Il fuori gioco c'è. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Ed ecco il cross. Spazza via. Biglia. Che botta. Palla che quasi sfiora il palo di sinistra. Buon tentativo comunque il suo. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Pandele Alli. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Il vantaggio adesso permette alla squadra di gestire la partita, ma è un vantaggio troppo esiguo per pensare di far trascorrere i minuti che rimangono fino al 90° e basta. La squadra deve comunque cercare di riproporsi e cercare il secondo gol, se può. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Cerca di allungare il gioco. Si libera la grande, sulla destra. Christian Eriksen la gioca all'indietro. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Fuorigioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Lungo passaggio in avanti. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Suso. Bella apertura. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Ottimo disimpegno, fondamentale. Vuole la profondità. Ottima giocata.
Palla in profondità sulla fascia. Higuain! Allontana il pallone. Il Milan deve resistere ancora qualche istante. La butta dentro. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. Questa è proprio la sua posizione. Da qui può fare male. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Non c'è più tempo, finisce qui. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere.